E noi con Laura Ravetto, che ha dato dei numeri ineccepibili, proiettando soluzioni che sono tra l'altro soluzioni che noi abbiamo già adottato quando abbiamo governato il paese. Camerun ieri non parlava di identificazione dei migranti, Camerun ieri parlava addirittura di schedatura. Schedature. Se un leghista utilizzasse quel termine verrebbe tacciato di becero razzismo. Camerun lo può tranquillamente dire. Non Se lo so, Matteo a me ha Salvini. fatto un certo effetto No, ma ugualmente, le però dico, non so a tanto lei, a per me ha fatto dire. Sì, no, parecchio però tanto effetto, per tant'è dire che la non l'ho diversa recuperata interpretazione sulla base del l'espressione. soggetto che usa i termini. Perché schedatura fa effetto? Ma Se perché? Salvini. Perché No, ma. stiamo parlando di persone, Ho capito, ma io sottosegretario. quando sono andato in viaggio in America con la mia famiglia, all'ingresso mi hanno fatto tutto, mi hanno chiesto le impronte digitali a me, ai miei figli, a mia moglie, non l'ho trovato sconvolgente. Cioè, non l'ho trovato sconvolgente. Se Che Salvini io usa il trovo, io termine. le, però insomma non sono io a dibattere stamattina, altrimenti divento un dibattito da cinque. Io Perché trovo schedatura abbastanza si usa quando tu sei un potenziale criminale? Identificazione sia lessicale che hanno fatto a te. Io credo che il problema arrivano dei non possa bambini essere solo anche così, lessicale. delle Posso però donne. fare La schedatura è un parte, atto di polizia. Sui rimpatri, perché credo che vada Questa è la fatta differenza. estrema chiarezza. Se Salvini usa il termine rimpatrio è razzista, se il Presidente del Consiglio sdogana un termine, tra l'altro previsto in tutte le direttive umanitarie mondiali, non ci sono assolutamente problemi. Attenzione però, emerge un dato estremamente chiaro e ieri il Presidente del Consiglio l'ha fatto emergere, cioè l'allergia cronica e sistematica della sinistra del Partito Democratico nell'affrontare e nel gestire il problema e dell'immigrazione clandestina e della gestione dei flussi immigratori. I rimpatri si possono fare, i rimpatri si devono fare, ma per farli servono le condizioni, che sono esattamente le condizioni e i presupposti che governo Berlusconi, ministro Maroni dal 2008 al 2011, quelle condizioni sono state create. Cioè che cosa? Introdurre il reato di immigrazione clandestina. Il reato di immigrazione clandestina non è un'invenzione leghista, è una previsione prevista dalle direttive rimpatri, che è la legge madre di gestione del fenomeno dei flussi migratori, che dice che per fare le espulsioni serve una sanzione penale, perché ci sia una sanzione penale serve il reato. Ancora, per fare le espulsioni servono i fondi. La legge Bossi-Fini, tanto vituperata, che esiste dal 2002, se la sinistra non considerasse la legge Bossi-Fini una buona legge, in questi 14 anni l'avrebbe cambiata. La legge Bossi-Fini c'è ancora, l'articolo 13 bis istituisce un fondo, il fondo rimpatri, quel fondo che è stato sostanzialmente azzerato, perché i fondi del fondo rimpatri sono stati utilizzati ad esempio per l'accoglienza o per Mare Nostrum. Ancora, Roberto Maroni aveva introdotto i CIE, centri di identificazione e espulsione, sono previsti ovunque, centri in cui si porta il soggetto immigrato non identificato, lo si identifica e se non ha i presupposti per fare la domanda d'asilo lo si porta nel suo paese. I CIE sono stati smantellati, da 13 CIE oggi siamo a meno di 4 CIE. La direttiva rimpatri prevedeva un periodo di trattenimento per l'identificazione, non diciamo schedatura, diciamo identificazione all'interno dei CIE fino a 18 mesi. La legge italiana l'ha portata a 180 giorni. Il governo di sinistra, di cui fa parte anche il sottosegretario Zanetti, ha dimezzato i tempi di identificazione. Se tu dimezzi i tempi, non identifichi, non puoi rimpatriare. Allora, le condizioni ci sono. Purtroppo queste condizioni, questi presupposti per fare i rimpatri, sono stati smantellati e cancellati dalla sinistra. Questa è la grande responsabilità.